Melina Lafont, 21 luglio 2013. La fonte del mio sé superiore, Elohim di luce, fonte e discendente. Un saluto d'amore, profonda compassione ed intento più amorevole, mi rivolgo a voi con un messaggio proveniente dalla sorgente di questo essere, e da questa singola parte di me stesso. Cominciamo dall'inizio della fonte, la nascita della vostra discesa e della vostra anima. Per tutto quello che è, tutto ciò che è parte di te è anche parte della fonte, di tutto ciò che è. Così come avete scelto di assumere forma di esseri di luce e presenze di luce, avete scelto di incarnarvi in Elohim, in arcangeli, nei maestri, in angeli, in galattici e esseri umani. Sul piano di incarnazione è molto di più che l'assunzione di forme, ma per ora è meglio parlare di vostre scelte attuali, al fine di comprendere e cogliere questo nel modo migliore possibile. Prima che sia fatta una scelta in una forma, in un essere o in un'energia, vi è un processo che si snoda, che contribuisce a questa manifestazione o per l'assunzione di una forma e di energia. Questo processo è chiamato la rinascita, taratura, di luce in una luce più densa, una forma più solida ma leggera ancora eterna. Questo dà il privilegio di manifestare e sperimentare tutto ciò che si sceglie di vivere e di essere a più piani, vite, dimensioni e realtà parallele, quali che siano le forme o le energie che si sono formate o assunte. Tutto è sempre in uno spettro di alta luce proveniente dalla sorgente, e quindi tutto ciò che siete, in quella forma, è della fonte scintilla ed essenza. Poiché questa essenza, che siete, si sta formando in una più densa luce sulla sua discesa, si dimentica molto come ci muoviamo più lontano dalla sorgente e della nostra essenza. Questo perché i veli vengono creati e passati con la nostra coscienza, formando questa realtà esterna, che si è creata ora. Molti hanno fatto la stessa procedura, al fine di arrivare qui e di formare questa realtà esterna, che si chiama illusione di veli. Come questa esperienza e l'esplorazione, che è parte del vostro sé, è facilmente reversibile e ricreato in un contesto più amorevole, per tutto il potere che è in voi di fare questo. Così come si è in questa realtà esterna, così pure si formano tutti gli aspetti del vostro essere in questa illusione, su diversi piani dell'essere. Così ogni volta che viene creato un giudizio o una richiesta di aiuto, questo è un altro aspetto di voi, che sta creando questo su un altro livello di comprensione, perché voi siete diversi e infiniti livelli dell'essere allo stesso tempo in questa realtà, così come in esterno e anche in realtà superiori. Il tempo per l'introduzione al vostro amato Cristo e il vostro sé divino, livello Elohim, è tutto su di voi. Un altro livello è stato raggiunto nelle integrazioni di sé, in modi così raffinati che tutti i livelli di comprensione saranno naturali, e tutto si svolgerà nel più amorevole e più semplice dei modi. Tutto sta per risplendere dall'interno verso l'esterno come Cristo ha fatto una volta, scendendo sulla terra con la sua incarnazione in Cristo. Questo ora attende tutti voi che siete la comprensione del contesto del sé, e che abbracciate il sé nel modo più rispettoso e amorevole in piena accettazione di ciò che siete. Non più dubbi senza più ombra di sé, ma solo la luce prevarrà e diventerà tangibile in ogni singolo aspetto del vostro essere. Salite ora dal vostro mondo amorevole, di accettazione con il pieno abbraccio di sé. Sono Elohim di luce, la vostra coscienza di Cristo e il vostro sé divino. Canalizzato da Melina Lafont. Traduzione Spirito Libero Vincenzo.